Professor Cacciari, quali scienziati? Lei a Torino, nello stesso posto, c'è già Grandissimi stato, se non sbaglio, scienziati, l'11 novembre, bizzarri. e c'era Freccero No, che ha lascia fatto stare Freccero, lascia stare a Freccero. John Kennedy Jr., C'è c'è il Bizzarri, dottor gli davano tutti i Bizzarri che ha numeri. fatto paragoni fra il Green Pass e i No, nazisti. lasci Quali stare, lasci scienziati? stare. Professore, sto Straprofessore parlando ordinario io. di I biologia, eccetera, professori, eccetera. Allora, Se lasciamo mi conosce finire, solo lei, sto parlando i lasciamo professori mi finire conosce solo Severini, lei. poi lei Scusa, Cacciari. Mi taccio. Severini? Allora, stavo provando a finire la frase. I professori seri sono quelli che l'altro giorno a Milano hanno risposto alle domande, il professor Mantovani, il professor Remuzzi, il Bene. Professor Abrignani, Bene. Il professor Gori. Benissimo. Questi signori, guardi le pubblicazioni, lei fa il filosofo, io faccio il giornalista. Guardi, quali sono? Mi dice quali guardi sono il premio gli scienziati Nobel che vengono a Torino, Nobel nomi Melon, e cognomi? Guardi Camper, il tedesco. Comunque, ho capito, gli scienziati sono i suoi e gli altri che hanno tutti gli attestati di questo mondo, premi Nobel, sono dei poveri rincoglioniti. Ma forse non io ho il fatto modo i in cui voi ragionate. Sto aspettando no, i suoi, professore. Ma dai. No, però. Allora, che avete non dato del rincoglionito a Montagnier, ma figo. Allora, forse però non è in questa ottica che va posto anche il problema. Abbia De Angelis. Abbia pazienza. Gli scienziati sono i vostri, ho capito, mi taccio, basta. No, io non capisco di questo argomento. No, professor Cacciari, qui non è che diciamo i vostri, i nostri. Ma figurati, stiamo parlando della Savinini dice che gli scienziati sono i suoi e quelli che conoscono loro sono gli scienziati. Ha ragione, questa volta ha ragione, gli scienziati sono i nostri. Questo ha ragione, gli scienziati sono i suoi. Ma che discorso è? Professor Cacciari, abbia pazienza. Perché sono scienziati veri e le ho fatti i nomi, sto aspettando i suoi nomi. Ma questo guarda che ti becchi una denuncia, sai, a dire che quelli che saranno a Torino con me non sono scienziati veri. Oh, ma stai attento, ma cosa dici? Io, professore, non so se lei considera uno quali scienziato. Sono i nomi? Io non chi so sono se questi signori? Vieni l'otto. Io non so Torino, se lei considera allora, uno. De Angelis? Io non so se lei considera degli scienziati veri coloro che hanno esposto tesi negazioniste e che contrastano ma con che ogni cosa dato che ho fatto, oppure se considera lei che è un filosofo e un uomo di cultura, scienziati veri, quelli che hanno paragonato questa situazione all'avvento del nazismo, e certamente non è scientifica. Che provocazione! E certamente non è, non è scientifica. Mi consenta, mi consenta quindi di non ci, non le ci leggo sono la fa. No, ci sono. Guarda che me ne leggo, vado. Le leggo. Guarda che me ne vado. Ma no, professore, scusa. No, no, perché no, questo qui, no, se mi dice no, che io sono d'accordo con quelli che sono andati via con la cosa che sono uguali. Lei gente, era, no, lei, io me ne vado, io me ne vado, io ho detto, io se lui continua così no, me ne vado, no, 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 so, io me ne vado, no, se tu fai provocazioni di merda di questo tipo, io allora, me ne vado. Professore, no. Io allora, sto con un linguaggio, io no, voglio capire no, una cosa, no, 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 tu provochi, no, no, io sto con un linguaggio, se lui mi dice che sono con quelli che sono andati in giro vestiti no, non ha detto questo Auschwitz, Alessandro De Angelis. Mi stava dicendo questo. Non ha detto questo. Lei lamenta l'assenza di libertà ed è un po' intollerante. Mi faccia finire una frase e poi se no, io non parlo neanche più. Io le sto dicendo che uno dei relatori del convegno dove lei era, uno dei relatori no, adesso stiamo parlando però del convegno dell'8 dicembre, sì, dove forse non ci detto saranno però, le stesse persone io non persone ho detto dell'altro. Che il professore condivide il nazismo. Mi stupisco che non sia indignato allora un intellettuale così quando uno dei relatori che si definisce scienziato e che è un biologo dice che già Hermann Göring aveva messo in pratica il concetto di emergenza per l'intervento del Reichstag. Ora, se lei ha scelto questa compagnia, ok. Dopodiché, però, professor Cacciari, anche lei dice delle tesi che sono palesemente poco scientifiche. Una settimana fa lei dichiarò che il Giappone aveva sconfitto il Covid col 20% di vaccinati. Il Giappone ha oltre il 76% di vaccinati. Intendevo, quindi intendevo la percentuale di vaccinati nelle popolazioni più basse, non quelle più alte. È un dato sbagliato quello del Giappone. No. Ma più in generale, cioè questa rappresentazione, comunque, mi consenta, che allora, rapido. C'è tutta questa rappresentazione che lei dice che le misure messe in campo sono insufficienti. Sono incostituzionali, le ha definite. Lei le ha definite. No, certo, il Green Pass, lei certo, ha definite, secondo me è costituzionale. Lei le ha definite certo, incostituzionali certo. E quindi secondo se negano me, delle libertà della Costituzione. Secondo me sono incostituzionali. Dopodiché è la Corte Costituzionale no, che stabilisce su una norma incostituzionale. Infatti la Corte Costituzionale, no, infatti la Corte Costituzionale su questo non si è pronunciata. Non si è pronunciata. Ma lei conosce l'articolo 32 della sì, Costituzione? Sì, ma conosco benissimo anche, ma ho fatto un po' di scienze giuridiche. Oh, e dove, vabbè, scusi, per esempio, l'incostituzionalità? No, è l'ordine gerarchico delle priorità. No,
che conta nella lettura. L'incostituzionalità e il carattere non liberale di questa misura sarebbe, se io in un ristorante discrimino per ragioni di razza, di religione, di sesso, di colore, non se lo Stato si assume. Non solo. No, quello... Perché non solo? Perché c'è una lunga giurisdizione che stabilisce che l'obbligo in quel caso, e non è un obbligo, perché non c'è stato alcun obbligo finora, deve essere sulla base di un consenso informato. Consenso, hai capito? L'obbligo, allora, consenso. Dottoressa Luini, il professor Cacciari dice spesso che la gente viene vaccinata senza essere abbastanza informata.